Momento di silenzio, prego! Allora, vi do una comunicazione spiacevole. Purtroppo la prossima settimana mi sostituirà la dottoressa Trochimbolli. Evviva! Mi scusi, questa è una comunicazione spiacevole perché la dottoressa Trochimbolli è ancora peggiore di lei? La dottoressa Trochimbolli è veramente in gamba. È una gamba sola. Comunque sarà molto importante dare continuità. Questa continuità purtroppo non mi è concessa perché la settimana prossima sono stata invitata a relazionare ad un convegno internazionale molto importante. E di conseguenza, non potendo spostare il vostro appuntamento, perché ovviamente l'orario e il giorno devono avere continuità, di conseguenza abbiamo pensato a questa sostituzione. Sta russando. Sveglia. Lascialo dormire, diventa cattivo quando si sveglia. Io sentirò. Oh mio Dio. Bene, oggi ci dedicheremo alla signorina Sturzi. Sturzi? È quella lì in fondo. Allora, signorina Sturzi, ci racconti che cosa ha fatto ieri, cercando di spiccare alcuni eventi significativi ai fini terapeutici. Sono fastidiosa, però non guardatemi, guardatela. Quante volte devo dirti che non ho del ferro? Dunque, signorina Sturzi, che cosa ha fatto ieri? Ieri... Pulisca, sì, però. Sono svegliata come al solito verso mezzogiorno. Beata lei. E come mai un sonno così prolungato? Ma perché di solito. Lei assume degli ipnotici? No, assolutamente no, assolutamente no. È che solamente vado a letto tardi la sera, la notte, quindi la mattina dormo. Beata lei. Quindi mi alzo un po' tardi così, però ormai ho preso questo ritmo e sto bene così. Però non mi guardi così. Mi guardi così. Gli ho detto anche nei sogni. Signor guardatemi. Possiamo avere la vostra attenzione cortesemente? La disinfetto e non la guardo, va bene? Sì, va ma bene, questo è il mio bene, braccio, non mi pulisca, per piacere. Va bene, basta che non mi guardi. Poi mi può anche disinfettare, ma basta che non mi guardi. La signorina De Angelis le si è avvicinata. Procediamo. Non se ne è accorto. Signorina De Angelis, sto cominciando a preoccuparmi. Santo cielo, ha accavallato una gamba! Te non mi si è avvicinata quella gamba! Oh mio Dio! Ecco, penso di aver frainteso le intenzioni del signor Tempesti, ma penso che in realtà sia lei a svolgere un ruolo provocatorio nei confronti del ragazzo. Come se permette di dire una cosa del genere a me! Lei non ha il diritto di fare una cosa del genere. Infermieri! Saranno sicuramente meglio di lei! Sì, la paziente è da portare in sala di pressurizzazione. Signorina venga. Stia tranquilla, le daremo una pastiglina, una punturina e tutto passerà tranquillamente. Dai. Hanno semplicemente svolto la funzione lenitrice. In caso di crisi i pazienti vengono portati in questa camera e sedati, in modo da ripristinare l'equilibrio. È successo a me, è una camera mortuaria, mica una camera... Non è assolutamente una camera mortuaria. E spoglia di arredi, questo è vero, ma in realtà c'è un comodo lettino su cui potersi sdraiare e dormire sonni tranquilli. Legati, opportunamente. Legati per impedire attacchi di forte autolesionismo e quindi per proteggere la persona da eventuali eccessi. Signorina Sturzi, sì, procediamo. Sì.
Allora, così ho fatto, sì, ho fatto colazione bevendo un caffè e un frullato con del guaranà per avere un po'. Sì, con del, sì, basta che non mi guardi. Sì, del guaranà. Sì, quanto, se vuoi ce l'ho anche in bocca, ce l'ho anche con quanto me. Quanto lo paga lei? Ma dipende da dove lo prendo. Signor Giacinto, capisco che lei non riesca a dormire, però cortesemente almeno riesce a tacere. Procediamo. No, così ho fatto la colazione, così ho la colazione. Ho fatto una doccia. Sì, però mi sono disinfettata bene. Mi sono disinfettata bene. Mi si può avvicinare, per favore, mi sento solo. Ho fatto una doccia. Mi sento solo. Signor Tempesti. Semplicemente mi sento sì, solo. Sì, no, sì, sì. Però se non c'è più nessuno, quindi mi sento un po' così. Cioè, eppure è qui con noi. Eppure è qui con noi. Qui a 2037. Sono a 2038, vabbè, lo stesso. No. Ecco, signor Malkovich, il fatto di indossare sempre lo stessa maglietta non l'autorizza ad essere maleducato nei confronti del signor Tempesti. Ma non è la stessa. Procediamo. Signorina Struzzi. Struzzi. Sì, poi si è fatto la doccia, poi mi sono messa subito al computer che dovevo guardare alcune cose, così che devo comprare delle cose per il lavoro, no, per il mio hobby, diciamo. E qual è questo hobby? La fotografia. La fotografia. Ah, quindi lei ha come hobby la fotografia? Sì, anche sì, la fotografia o anche dei filmati. Sì, signorina De Angelis, noto con piacere che lei si è tranquillizzata. Mi hanno dato quelle pastiglie schifose, anche sì, a lei. Mi hanno dato quelle pastiglie schifose. Ma si è ubriacata? No, mi hanno sedata. Il signor Tempesti ha sentito molto la sua mancanza. Solo? Sì. Perché mi serviva qualcuno... Questo è un ottimo segnale, perché vuol dire che nonostante le sue fobie, in realtà qualcuno su questa terra la considera. Poteva essere chiunque altro. Mi bastava fosse una persona a una certa distanza. È sempre piacere rendersi utile. Probabilmente... Questo può essere l'inizio di una tenera amicizia. Struzzi. Struzzi. Sì, è stato al computer per tanto tempo, sì. Fino all'ora di pranzo, che ovviamente per me è abbastanza tardi. Ah! No, non mi guardi. Ecco, vedete, notate la signorina De Angelis come sottoposta a terapia finalmente abbia riconquistato una propria tranquillità, una propria serenità. Per forza, le avranno fatto quelle siringate lì. Vedo gli elefanti rosa. Sturzi, continuiamo. Sturzi. Sì, ho pranzato... Così, scusatemi anche... sì, dovete salvare quella donna, è in pericolo. Quale donna? Lei, la... De Angelis. De Angelis sta dormendo, svegliatela. 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 Ma anche lei prima dormita. E con la bocca aperta verso il soffitto può cadere l'intonaco, posso morire soffocata. Svegliatela, fate qualcosa, si svegli. Beh, si svegli. Faccia attenzione, non deve mai più addormentarsi in un luogo dove sono sconosciuti malati psicopatici. Scusi, parli con lei. Io parlo. Poi dagli orari soliti. Struzzi. Davanti, sì, appunto ho assunto un cocktail con delle proteine, del siero, del latte concentrato e ultrafiltrate. E anche delle proteine di soia isolate. Isolate. E questo sì, lei lo chiama sistema nutrizionale? Sì, io assumo queste cose quotidianamente. Sto bene, anzi.
Assumendo sempre queste cose. A guardarla bene non si direbbe che sia bene. Lei, signor Tempesti, si astenga dai suoi soliti commenti inopportuni. È come vediamo elementi salienti della giornata. Durante la giornata... Oddio, si svegli, si svegli! Signor Giacigli, ma dorme! La prego di assumere un contenimento. Durante la giornata, dicevamo, sono avvenuti dei fatti che in qualche modo hanno in lei provocato qualche reazione in positivo. Oddio, o in negativo. Vabbè, tanto non dorme. Lei si vede la biancheria intima. Che ho addormentato, vede, posso andare a casa. Si è addormentato e si è fatto del male, poteva morire. Ah, no. Sempre colpa sua. Non ho fatto niente io stavolta, giuro. Perché non mi considerate la prova che sono guarito? Non sono mai stato ammalato, anzi. Si è fatta male lei? Sì. Vede? Molto. Si è addormentata? Non mi ricordo. Lei è la prova della mia scagionatura. Lei potrebbe salvarmi. Lei si è addormentata. Kruski. Lei si è addormentata, ho detto. Sturzi. Sì, cosa è successo ieri? No, l'unica cosa. Basta. Sì, quando vuole un goccio d'acqua. Sì, grazie. No. Quando ho fatto per uscire ho incontrato la padrona di casa. È stato quello, ma un po' innervosito, sì. E come mai? Quali sono le cause del suo dissapore nei confronti della sua padrona di casa? A parte che mi guarda, continua a fare delle domande. Non guardarmi. Proprio adesso cosa? Doveva riprendere questa. Cosa? Delle domande di che genere? Appunto, come quelle che mi sta facendo lei sulla mia giornata, come va, se esco, se non esco, se incontro qualcuno. Vuole perennemente invadere la mia privacy. No, continuo a farmi delle domande. No, questa, cioè, vuole sapere le mie cose sono mie, questa vecchiazza. Pronto, papà? No, continua. Penso che non riuscirò a venire al lavoro io dopo. Sì, no, sto benissimo. Sì, parla con te. Sì, quello è stato l'unico episodio così saliente della giornata, questa vecchiazza che continua a guardarmi con queste domande.